partecipazione ecologica. Dalla foto non si conosce nessuno. Grazie. Grazie per aver scelto come sindaco di Palazzolo Fede Carlo Cibetta, uno dei più importanti di questo Palazzolo. Ancora una volta, come già accaduto in passato, i palazzolesi hanno dimostrato di essere liberi e maturi nella scelta dei loro rappresentanti. E credo che il risultato non possa essere recriminato da nessuno. Grazie, perché grazie a voi, e scusate per la ripetizione, ha vinto la nuova Palazzolo, ha vinto la Palazzolo dei lavoratori, ha vinto la Palazzolo dei commercianti, degli artigiani, dei coltivatori, dei professionisti, ha vinto la Palazzolo dei diversi quartieri, delle famiglie, dei giovani, dei pensionati. Sì, la Palazzolo di tutti, perché noi vogliamo rappresentarvi tutti, nessuno escluso. Io credo che il risultato elettorale, lo straordinario risultato di Carlo e della nostra lista è anche frutto del lavoro portato avanti in questi anni da Domenico Nino. Ed è a lui che vanno le più sentite congratulazioni. Ed è a lui che vanno le nostre sincere congratulazioni per il successo raggiunto. Sono sicura che riuscirà benissimo a rappresentare gli interessi di Palazzolo e di tutta la zona montana a livello provinciale. È grazie sempre a lui che noi, tutto il nostro gruppo, non partiamo da zero. È vero, il mandato chiaro e popolare che ci avete dato ci obbliga adesso a fare di più. Noi ci impegneremo per migliorare la nostra Palazzolo, per dare maggiore impulso alle attività produttive, al turismo, all'economia, alla cultura, alla formazione. Noi giovani non vogliamo lasciare il nostro paese. E permettetemi, a proposito di giovani, di aprire una brevissima parentesi. Quest'anno siamo tantissimi giovani che siederemo al Consiglio Comunale. E allora a tutti loro che voglio fare un grande in bocca al lupo. E non solo ai giovani del mio gruppo. Credo che insieme, tutti insieme, possiamo fare in modo che le nostre grandi idee possano trasformarsi in azioni concrete. Mi piacerebbe occuparmi dell'ufficio delle pari opportunità, affinché questo abbia delle competenze che vadano oltre quelle che possono essere le sole problematiche femminili. Occuparci magari di organizzare incontri dibattiti sull'imprenditoria femminile, sulle politiche del lavoro. Perché no, avere dei rapporti con l'UNESCO e ancora fare in modo di organizzare insieme al nuovo assessore al turismo degli eventi culturali. Mi piacerebbe anche portare avanti l'iniziativa della creazione del museo di web, per fare in modo che a Palazzolo cresca, nasca e cresca quello che è il turismo culturale. Tutti devono conoscere le somiglianze, le analogie ambientali, naturalistiche, culturali della nostra Sicilia e di Malta, quelle somiglianze che hanno catturato l'attenzione dei viaggiatori del Settecento del Gran Turismo. Noi vogliamo fare tanto e speriamo di non dimenticarci mai e soprattutto siamo sempre pronti ad accogliere ogni vostra richiesta, ogni vostro consiglio. Da adesso in poi il nostro mondo sarà certo, noi con voi per Palazzolo. Questa è la nostra missione. Grazie. Buonasera a tutti. Io vi ringrazio per queste testimonianze di affetto. Il contesto avuto il 15 e il 16 giugno per me sono stati una sorpresa. Veramente non avevo mai pensato di vincere in questo modo, di vincere con questa alta percentuale di consensi. E questa vittoria per me rappresenta un entusiasmo, uno slancio a poter lavorare nei prossimi 5 anni insieme a questa squadra. Rappresenta però una certa responsabilità amministrativa e politica di cui sto iniziando a sentire il peso
e di cui in qualche modo chiedo di sostenermi dai prossimi 5 anni per questa attività. Io credo e sono convinto che l'alta percentuale di consensi sia arrivata in qualche modo perché c'è stata una squadra coesa, una squadra che durante la campagna elettorale ha dimostrato di lavorare con unità e soprattutto di lavorare con serietà. Una squadra che in qualche modo ha nell'ambito dei giovani, nella dinamicità e nelle idee dei giovani il suo punto di forza, ma che ha nemmeno i giovani l'esperienza di vita e quell'esperienza necessaria per poter amministrare. Una squadra che ha basato nel suo punto di forza e comunque ha basato la sua attività su un programma presentato prima della campagna elettorale, fatto di cose concrete e di cose realizzabili. Una squadra che come candidato a sindaco ha deciso di vivere la politica non come atto di appartenenza, ma di vivere la politica come impegno civile a servizio della collettività. E questo quello che vogliamo fare, questo quello che abbiamo proposto per la campagna elettorale e questo quello che faremo per i prossimi 5 anni. Servizio della collettività. Ebbene, posso dirvi che la linea conduttrice della nostra azione amministrativa quindi sarà il programma. Solo se saremo coesi possiamo riuscire a fare il programma, solo se saremo squadra possiamo riuscire a fare il programma, possiamo riuscire a realizzare i diversi punti del programma. Noi, come lista civica, abbiamo detto fin dall'inizio, lo faremo, ci faremo interpreti dei problemi del Paese e li risolveremo senza tenere conto dei colori politici e dell'appartenenza partitica della gente. E questo è il nostro punto di vista. È ovvio che per poter raggiungere gli obiettivi previsti dal programma, oltre alla coesione della squadra, è necessaria anche che ci sia la testimonianza di affetto come quella che questa sera si sta dando. È necessario, ed è questo che chiederemo agli operatori economici, anche ai cittadini, la collaborazione. Lavorare in sinergia è estremamente importante, noi dobbiamo lavorare in sinergia per questo Paese, perché solo se lavoriamo in sinergia e collaboriamo tra di noi possiamo superare questo momento di difficoltà economica e sociale che investe la nostra nazione e che interessa l'intera Unione Europea. Quindi collaborazione e sinergia, lavoro di squadra, sono questi gli aspetti importanti che volevo sottolineare questa sera. Prima di chiudere questo mio breve intervento, sento il dovere di ringraziare Domenico Nicolo per quello che ha fatto in questi 10 anni di attività per questo Paese e per quello che sono convinto continuerà a fare nel ruolo di consigliere provinciale. Grazie Domenico, grazie. Sento il dovere di ringraziare la società Palazzolo Calcio per lo storico risultato raggiunto nella formazione nella categoria e sono convinto nel mio animo che loro vanno a comunicare il nostro risultato elettorale, quello dell'elezione sindaco mio e quello dell'elezione del consigliere provinciale. Consentitemi anche di ringraziare tutti i candidati alla carica di consigliere perché oltre a fare un lavoro di squadra hanno cercato allegremente il voto e il consenso e questa è stata la base anche di questa percentuale di consenso che abbiamo ottenuto. Grazie. Grazie anche a tutti voi che dallo titolo hanno sostenuto la lista. Non ne faccio un nome di nessuno perché rischierei di dimenticarne qualcuno. Spero e dico a queste persone continuate a sostenerci con la vostra esperienza, continuate a sostenerci con i vostri consigli e con le vostre idee. Grazie infine alla mia famiglia, a tutta la mia famiglia, che ha condiviso le ragioni e le motivazioni della mia candidatura e che ogni giorno mi dà la forza e il sostegno quotidiano per poter affrontare i problemi dell'attività amministrativa. Infine grazie a tutti voi per il consenso che ci avete dato il 15 e 16 giugno
e soprattutto perché con la vostra fiducia ci consentite di continuare ad amministrare questa città. Noi del Palazzolo siamo e saremo sempre a servizio di questa città. Grazie a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti. Io esordisco con un dice grazie, grazie per avermi sopportato per 10 anni, grazie per aver dato sostegno a Carlo Scibetta immediatamente a me, grazie per avermi dato una nuova solidarietà politica e una nuova identità politica eleggendomi consigliere provinciale. Un grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato in questi 10 e lunghi anni. Sono tante le persone che devo ringraziare, sento questa sera il dovere di ringraziare i dipendenti comunali. Molto spesso noi vediamo il bicchiere mezzo vuoto, io per natura sono ottimista e guardo sempre il bicchiere mezzo pieno e quindi sento questo dovere. Nella stragrande maggioranza ho avuto la possibilità di lavorare con gente serena, con gente molto disponibile, con gente che mi ha dato sempre una mano di aiuto. E quindi è venuto il momento di dire un grande grazie. Ci sono stati momenti difficili, momenti anche di contrasto, ma li abbiamo superati nell'interesse comune e soprattutto nella consapevolezza che sapevamo di operare per un interesse superiore, per l'interesse della città. Quindi mi pare doveroso chiudere con i grazie, ringraziando tutta la città per questa stima. Ho sempre detto che io ho acquisito un grandissimo debito verso la città, un credito che non potrò mai ripagare. Un'altra cosa che poi mi sta a cuore dire è la seguente: nell'ultimo e penultimo comizio dicevo che mi mancherà la città, mi mancherete, non era come dire una frase ad effetto, una frase dettata da quelle che i latini chiamavano captatio benevolentia, ma era una frase che veniva dal cuore. Chi ha fatto il sindaco, l'ha fatto per molti anni, capisce che tra il sindaco e i cittadini si hanno un rapporto unico ed esclusivo, quindi purtroppo sono in pochi a potermi capire. Ed è un discorso molto particolare, vi dà una profonda gratificazione al mattino arrivare su questa piazza e scambiare il saluto con gli anziani seduti su questa panca. Ecco, il loro sorriso è stato per me il motore, spinta per affrontare tutti i giorni la vita amministrativa, che non è facilissima. Non c'è cosa più bella, cosa più gratificante che incontrare un bambino che ti saluta, ti riconosce e ti dice ciao sindaco, vale quanto una montagna di zucchero. C'è un rapporto speciale che poi si crea tra il sindaco in questa visione della città con una famiglia allargata e proprio con il cittadino, un rapporto speciale che lo vedi nei momenti di grande tristezza. Io è la seconda volta che lo faccio e sento il dovere di farlo, io porto con me tutti coloro che se ne sono andati, in modo particolare i più giovani. Io mi ricordo i loro occhi che gridavano che volevano restare, li porterò sempre nel mio cuore. Io ho amministrato anche in nome per conto loro e questa sera mi piace ricordarli con un grande applauso. Ricordo il rumore del loro motorino, il modo genio di una tazza di caffè. Questa è, come dire, la ricchezza che ti dà l'essere sindaco, se lo vivi con un minimo, come dire, di affetto e di consapevolezza. Questa è una campagna elettorale, come dire, a tratti anche difficile, perché il frangente c'è stato, come dire, un eccesso di cattivo gusto, un eccesso di cattiveria. Ciascuno di noi conduce una campagna elettorale secondo la propria cultura, secondo la propria istruzione, secondo la propria educazione, secondo la propria indole. Io ho piacere che, e forse questo è stato un grande punto di forza, che il candidato a sindaco Carlo abbia solo esposto il programma e si sia limitato a questo, non abbia risposto a nessun tipo, in nessun genere di attacco. Io credo che la politica, come dire, sia un'arte nobile e ciascuno di noi deve metterci questo valore aggiunto, anche quando non lo possiede, è importante. Alla fine di questa campagna elettorale è la cosa più importante, il risultato. Più che di un risultato, il dottore Scibetta può parlare di un vero e proprio bollettino della vittoria, perché suona così. La città ha scelto il suo sindaco, io auguro un buon lavoro, ma voglio anche questa sera ricordare e rendere onore al
a Mario Moro, ho avuto modo di conoscerlo nei 5 anni di amministrazione precedente, una persona equilibrata, serena, vogliosa di fare bene per la sua città, e chiedo un applauso al candidato Moro. Un saluto rivolto a tutti i consiglieri comunali. Io dico che è opportuno, come dire, mettere una pietra tombale su ciò che è accaduto, perché tra l'altro ci ha pensato il popolo di Palazzolo, vuol dire, a fare giustizia di ogni vicenda. È opportuno mettere una pietra tombale. Diceva la dottoressa Perla che è un consiglio comunale di giovani, i giovani hanno l'obbligo quindi di pensare al futuro. Battagliate assieme, una battagliata assieme per la città. Il muro contro muro non serve a nessuno, quindi l'appello che ho fatto a ciascun consigliere di intestarsi un progetto di sviluppo per la città. Palazzolo ha quanto mai bisogno di consiglieri attivi che si muovono, che realizzano le loro idee nell'interesse generale. Non c'è nulla che gratifica di più che realizzare un'opera pubblica, un'opera che sia di utilità collettiva. Questo è il mio augurio, è l'augurio che faccio ai consiglieri, l'augurio che faccio alla... al sindaco è in qualche modo di proseguire nel lavoro che io ho portato avanti. Io ho spiegato il mio lavoro, il lavoro mio, il lavoro che dovrà fare Carlo, con una semplice metafora. Nel 98 i cittadini mi hanno consegnato, come dire, un blocco di pietra, martello e saltellini, mi hanno detto tira fuori qualche cosa di bello. Io ho abbozzato questo qualche cosa di bello, ho lavorato sui servizi, abbiamo cercato di riqualificare in ogni angolo questa città attraverso la realizzazione di servizi primari. Ora, la Carrocibetta non resta altro che concludere l'opera a CDC particolari, e non ne mancano di particolari da realizzare. Ho il piacere di annunciare questa sera che dopo 8 anni, finalmente a luglio, verrà bandita la gara che riguarda l'area per gli inserimenti produttivi. Per me è un'opera strategica, abbiamo fatto una battaglia per 8 anni. Qualcuno in questa piazza ha detto che questa amministrazione non può dire dopo 10 anni farò, dirò, che per qualcuno evidentemente non sa che cosa significa amministrare. Alle volte ci sono progetti su cui abbiamo battagliato giorno per giorno e ancora li dobbiamo appaltare, perché amministrare significa questo, significa avere un'idea, metterla in moto attraverso una progettazione, ricercare i finanziamenti, ricercare quei funzionari che appaltano. Tutto questo può stare molto tempo. L'importante è attingere però. Allo scopo ci siamo riusciti, ci aspettano altri progetti, l'area Mazzaventi, che ci consentirà di completare il polivalente e in questo modo realizzare e dare al basket una tenda struttura dove poter operare. Mi auguro entro l'anno dell'appalto fisica, quell'appalto ci consentirà anche di urbanizzare e riqualificare con data Pugnarelli Valverde, che è un altro punto importante della nostra città. Ci aspettano poi tutta una serie di attività nel campo culturale. Palazzolo deve avere un polo museale, unire a quello strumento straordinario che è la Casa Museo Antonio Manzelli, unire altre piccole realtà museali. Si parlava del Centro Quel, ma possiamo in via Maestranza sul piano superiore, in tempi molto, molto brevi, realizzare anche un antiquarium che parli della Palazzolo antica. Quindi non mancano le idee, c'è un progetto straordinario che riguarda l'illuminazione artistica di tutti i monumenti pubblici e privati di questa città. Sono tutte attività che possono dare un ulteriore valore aggiunto a questa città che, come emergenza e contatto, deve spendersi il vizio non solo sull'agricoltura, come ovvio, ma deve anche spendersi sul turismo congressuale e sul turismo culturale. Queste sono le nostre vocazioni. Per quanto riguarda il mio compito alla provincia, ovviamente io sono convinto che non sarò la panacea di tutti i mali e non risolverò tutti i problemi, però ho una serie di piccole idee che entro 365 giorni conto di realizzare. Parlo dell'appalto di Pietro Macello, perché ci sono le risorse economiche, serve solo la buona volontà ad appaltare i lavori. Ci sono poi dei piccoli interventi che riguardano la piccola viabilità, di tutti i giorni, la presenza per Sant'Agata, l'ho ripetuto e lo ripeterò per molto altro tempo ancora, c'è il ponticello di Cutiniello, ci sono tante piccole cose che sono importanti a realizzare, perché il segno dell'attenzione dell'amministrazione, del consigliere provinciale verso la propria cittadinanza e quindi il senso del rispetto. Questo, come dire, è un impegno, è il 306 giorni e questo spiegherà perché se non accadrà tutto questo salterò dall'altra parte della barricata, che mi pare un impegno anche questo. Io ho dato solidarietà all'onorevole Bono, chiedo che l'onorevole Bono
della provincia dia nuova solidarietà a questa città. Una parola la spendo per me e per il mio partito. Intendo in voi con eccessiva facilità si cambiano partiti, mi piace apprezzare Leale perché credo di essere una persona profondamente leale e quindi faccio un grande augurio al mio partito di poter risorgere ancora più forte perché attraversa un momento di grande difficoltà. E quindi questa sera voglio rivolgere un saluto a tutti i vecchi voi democristiani, ma al tempo stesso rivolgere un saluto anche a tutti i vecchi voi socialisti, ricordando che l'Europa e l'Italia devono molto a queste due grandi correnti culturali, che sono quelle cristiano-sociali, che ci hanno portato ad essere una grande democrazia compiuta. Per quanto riguarda l'amministrazione, i progetti li conosciamo, io sono al vostro fianco, ma devo anche dire che non esiterò a criticare l'amministrazione qualora uscirà fuori dal seminato, perché cesso dalla carica di sindaco, ma invece ripetere soprattutto a me stesso che resto cittadino militante, continuerò a voler bene e ad amare la mia città. E in conclusione poi un abbraccio fraterno a tutti i tifosi del Palazzo, un saluto particolare al presidente Rosario Sbrofoli. La volta scorsa davo un bel saluto e per fare una maggiore libertà voglio dire alcune cose. Io credo, non voglio esagerare parlando di Rosario Sbrofoli con di un benefattore di questa città, non ho mai visto, spesso io perfino ci portiamo la mano al cuore, ma difficilmente ci portiamo la mano alla portafoglio. C'è qualcuno che lo ha fatto per tutti noi, l'ha fatto soprattutto per i nostri figli. Il Comune di Palazzolo ha fatto un intervento nel 2000 sul campo sportivo, la tribuna, ma restava sempre un campo di provincia, oggi sembra il campo di una grande città. Spesso quando andavo al campo mi vergognavo, ci sono cartacci, ci sono cose che non funzionavano, oggi sono molto orgoglioso di tutto questo. E lo dobbiamo a Rosario Sbrofoli, quindi è giusto che la città abbia questa riconoscenza. Voglio pensare che una squadra in Medellin non è solo un'occasione, un'opportunità sportiva per la città, ma è anche e soprattutto un'opportunità sociale, un'opportunità economica, quindi è giusto soprattutto per l'affermazione del Palazzone in Serie D, almeno per pensarci a lungo in Serie D, perché ripeto diventa, si può trasformare in una grossa numerosa fattore di immagine in un grande fattore economico. E voglio poi ricordare questa sera delle persone, anzitutto voglio ricordare Sammy Lizzo è un nostro concittadino che 50 anni fa ha lasciato il Palazzolo, ma il cuore, non era un pezzo di cuore, ma l'intero cuore è rimasto qui. E quindi lo saluto e prego tutti di dare un applauso a Sammy Lizzo. Il secondo pensiero lo dedico a tutti i miei amici che fuori dalla zona mi hanno dato un grande sostegno, una grande solidarietà politica. L'hanno fatto nel nome dell'amicizia e io vi ringrazio perché l'amicizia non è una cosa in politica che si trova con facilità. Ma mi piace questa sera, perché approfitto vedendo due dei nostri concittadini cinesi, mi piace questa sera salutare tutti i nostri concittadini stranieri che vivono, lavorano a Palazzolo. Noi vediamo di loro, sono felice, mi stupisce molto di vedere questo nostro amico cinese qua. È bello, il mondo cambia e noi dobbiamo essere capaci di sapere dominare i processi di cambiamento. Questa città è chiuso, mi dispiace, avrebbe fatto un discorso molto più bello, ma non mi è riuscito. Io auguro a questa città di riscoprire il suo antico cuore contadino, che era un cuore simpatico, schietto, sincero e solidale. Ciascuno di noi faccia questo sforzo. Ritroviamo tutti le nostre origini che sono fatte di semplicità. Auguro a tutti cose migliori e soprattutto gli auguro ai vostri figli, ai figli che non ho io. Auguro una grande Palazzolo e soprattutto una città bella e solidale. Grazie.